Il concerto di Jovanotti in spiaggia a Vasto Marina è ancora in fortissimo dubbio, a 3 settimane dall'evento programmato per il 17 di agosto. Se ne parlerà nel prossimo consiglio comunale in programma lunedì nella città aragonese. Una situazione di stallo che aveva fatto avanzare come ipotesi alternative le candidature da parte di Pescara e Giulianova. Il tempo trascorre e turisti, strutture ricettive, residenti e fan di Jovanotti sono tutti in attesa di sapere se il Jova Beach Party si farà oppure no. Anche se ad oggi prevale lo scetticismo. Questo soprattutto perché il nuovo piano di sicurezza per provare ad ottenere in extremis le autorizzazioni è ancora in fase di predisposizione dagli organizzatori del concerto di Jovanotti. La documentazione non è ancora arrivata sul tavolo della Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo di Chieti. Un altro indizio è la scomparsa della data abruzzese nel servizio sul tour pubblicato sull'ultimo settimanale Sorrisi e Canzoni. L'unico punto fermo è l'impossibilità di spostare il Jova Beach Party a Giulianova o a Pescara. Questo perché in caso di bocciatura da parte della prefettura di Chieti del piano di sicurezza di Vasto non ci sarebbero più i tempi tecnici necessari per mettere in piedi l'evento con i dovuti requisiti. Ma anche se svanita l'idea di portare l'evento a Giulianova, l'amministrazione Costantina ha comunque allacciato importanti rapporti utili per provare a far sbarcare sulla propria spiaggia il mega evento la prossima estate. Dunque saranno ore ancora più calde per i tantissimi fan che hanno già acquistato il biglietto per il concerto di Jovanotti a Vasto, che dovranno ancora attendere per sapere se la tappa si farà o verrà definitivamente cancellata, perché a questo punto o Vasto o niente.